Ehi, Yam, posso passare? Vai pure! Grazie! Ah, finalmente! Il signor Ashur desidera parlare. Buona fortuna! Grazie! Sei un dritto, eh? Complimenti per la promozione! Complimenti per il reggiseno, sorella! Hai due bombe lì? Senti, ma me lo sto chiedendo da prima, cosa stai sparando? Ah, le bottiglie! Non capisco perché Ashur sta sprecando tempo. Per lo stesso motivo per cui questa sta sprecando proiettili. Oh, guarda, un altro operaio che pensa di potersi rivolgere ai propri superiori. Sono certa che sono tutti colpiti dal fatto che hai ucciso un maiale nella fossa, ma non pensare che questo ti renda uguale a me. Ah, non fare la stronza. Lo sappiamo tutte e due che ne vorresti un po'. Forse le tue risorse interessano alle donne degenerate a cui sei abituato, ma io sono del tutto immune. Ah, certo. Non dormirei mai con una bestia da soma, per quanto attraente. Quindi sono attraente, vero? Ma senti un po', dato che mi sei tanto simpatica, ti faccio fare un bel volo di prima classe. Mi sta di nuovo parlando. Addio, Vicchia. È stato un incidente, ve lo giuro. È caduta da sola dalle scale. L'avete vista anche voi, è scivolata in mezzo alle scorie. Mannaggia. È una grossa perdita per tutti noi. E se vi chiedete il motivo per cui l'ho uccisa, è perché semplicemente mi stava sulle palle che stava sprecando tutti quei proiettili. Vuoi colpire quelle bottiglie? Colpisci quelle maledettissime bottiglie. Così si fa. Mamma mia, sta gente che spreca inutilmente i proiettili. Ecco l'ultimo arrivo nella nostra piccola famiglia. Hai avuto molta fortuna. Ora sei nell'esercito di Ashur. È adesso che inizia il vero lavoro. Immagino. Lo spero, per il tuo bene. Eccoci arrivati. Un vero e proprio paradiso. Beh, che dire, davvero un gran pezzo d'arte. Buongiorno, fratelli. Eccomi, come richiesto. Aspetta dentro, campione. Ma è già dentro, lo vedo. Arrivo subito. Devo un attimo mantenere un po' di ordine e fare un po' di giustizia. E cosa farai? Resusciterai i morti? No, ma potrei guarire i malati entro la settimana. Tempo permettendo, ovviamente. Signore, Werner è stato avvistato in città. E gli schiavi sono molto irrequieti. Lavoratori. Cosa? Noi li chiamiamo lavoratori. Aiuta a tenere su il morale e a credere che un giorno potranno essere liberi. Non importa come li chiamiamo. Stanno costruendo delle armi di fortuna. Ok, ok. Metti le guardie al corrente della situazione. Scovassero chiunque si fermi troppo in periferia. E ovviamente tieni sotto d'occhio Midea. Se c'è sotto qualcosa di grosso, lei c'entra di sicuro. Ha un appuntamento importante con il nostro nuovo amico. Se hai bisogno di me, usa l'intercom. Sì, signore. Ok, pausa terminata. Al lavoro. Bravo, vattene. Ottimo lavoro nella fossa, principiante. Sapevo che avevi della stoffa. Principiante un paio di palle. Mi costringi a chiederti, chi sei? E cosa ci fai nella mia città? Vedo che siamo svegli, Ashur. Diciamo che non sono di qui. Capisco. Tutti abbiamo un passato, ma pochi di noi ne sono fieri. Nel Pit farai parte di un esercito. Un'industria eccellente. E forse potrai anche assistere alla scoperta di una cura per le radiazioni. Ma nessuno è perfetto. E a volte i fantasmi del passato tornano a perseguitarci. Dimmi un po', conosci un uomo di nome Werner? No, mai sentito. Secondo me ce la facciamo a mentirgli. Werner era il mio vicecomandante fino al giorno in cui mi ha tradito. Era stato esiliato insieme agli schiavi, ma è fuggito non molto tempo fa. Credo stia organizzando un nuovo attacco alla città. Forse sta addirittura coinvolgendo anche degli schiavi. No, ma chi l'avrebbe mai detto? Hai avuto modo di conoscerli. Quindi forse puoi trovarlo e neutralizzarlo. Fallo, e ti nominerò subito luogotenente. D'accordo, Ashur, ci penserò io, vai tranquillo. Ecco, cosa volevo sentire. Ti aspetta un futuro felice nel Pit, principiante. Bene. Ti voglio anche confessare un piccolo segreto per mostrarti come raggiungeremo in tutta sicurezza la zona contaminata. Certo, dimmi pure. Credo che sia arrivato il momento giusto per fare la cura.
Torniamo al laboratorio e Sandra ci spiegherà tutto. D'accordo, andiamo. Rivolta e qualcuno ha fornito loro delle armi. Dovete raggiungerci e subito. Dannazione, sto arrivando. Torna indietro e parla con Sandra. Ti spiegherà tutto della cura. D'accordo. Solo così capirai perché devi neutralizzare Werner. Sì, signore, ci penso io. Ci vediamo dopo. Sandra, giusto? Oh, ma chi è quella piccolina? Salve. Ashur mi aveva avvisato del tuo arrivo, ma forse ero distratta. La nostra piccola Maria è un angelo, ma a volte è una bimba davvero terribile. Sono così i bambini, eh. Piacere, Sandra. Ashur mi ha dato la possibilità di lavorare qui nel pit. E questa bimba, Marie, è nostra figlia. È il nostro piccolo miracolo. Oh, ma che carina. Mi sa che non è la giornata di portare la figlia al lavoro, vero? Semenze. Mi godo al massimo entrambe le cose. Da madre mi piace un sacco poter stare tutto il giorno con mia figlia. Da scienziata adoro lavorare a qualcosa che potrà giovare alla città. Eh beh, certo. Immagino. Aspetta, hai detto lavorare parlando di tua figlia? Mi stai dicendo che è lei la cura? No, sono sorpresa dal tuo sapere. A quanto pare in questo posto gli unici a capirne qualcosa di scienza siete tu. Lo so, sono bravo io. Sì. Nostra figlia è nata con un'immunità acquisita che la salva da qualsiasi tipo di mutazione. Ma smettila! Niente di meno che un miracolo. Non so come sia possibile, ma credo che Marie sia la nostra soluzione per la mutazione troglodita. E non solo quello, anche forse i ghoul e tante altre malattie. Altre mutazioni, chissà. Non so come sia possibile, ma è un vero e proprio miracolo. E non hai paura di farle del male? No, no, questi test sono sicurissimi. E poi, tra culla e salute di ferro, lei è sicuramente la bambina che se la passa meglio al mondo. E posso immaginare. Io e Ashur non metteremmo a repentaglio la sua vita. E se questo significa prolungare gli studi per una cura migliore, beh, gli altri aspetteranno. Posso immaginare. Cavolo, però non posso semplicemente rubare una bambina. Lei è una scienziata, saprà cosa sta facendo. Se posso fare qualcosa, fammelo sapere. Sei davvero gentile, ma è tutto sotto controllo qui. Se proprio vuoi aiutarmi, ti conviene indagare sul perché Ashur è andato via così in fretta. Una rivolta. Se vuoi scusarmi, ora devo fare un ultimo test su Marie prima del suo pisolino. Certo, certo, fai pure. E così tu saresti la cura, piccolina. Sai, ti capisco. Anche mio padre era un dottore. Certo, non faceva esperimenti su di me, ma so cosa vuol dire perdere uno, se non entrambi i genitori. Non posso separarti dai tuoi genitori, come non separerei mai lei da te. Certo, se ti mangiassi, magari potrei prendere qualche superpotere. Ma questo causerebbe sicuramente dei problemi. Le persone che lavorano con Ashur sicuramente non sono le migliori, ma le intenzioni dei tuoi genitori sono buone. Credo che Ashur sia una persona migliore di quanto voglia far sembrare. Trattala bene, mi raccomando. E soprattutto, spero che manterrete la promessa di curare tutte quelle persone. Sogni d'oro, piccolina. Beh, certo, non è una cosa gentile questa. Però ci sono dei diari sulla cura. Potrebbero servire anche a mio padre questi. Qui non c'è una vera cosa giusta da fare. C'è solo da chiedersi qual è il male minore e qual è l'obiettivo più grande. Attenzione con quei missili, tu! Cercherò di non fare del male a questa povera gente. Ne ha già subito abbastanza di male. Sono di turno per trovare del cibo? No, sono di turno per prendere tutta la roba dai cadaveri. Mi chiedo che gusto abbiano i trogloditi. Cazzo di domande sono? Sanno di barbecue, ovviamente. È partita la rivolta e ovviamente gli schiavi ce l'hanno con me. Midea, per favore, cerchiamo di evitare altri spargimenti di sangue inutili. Ah, e quindi fai parte dell'esercito di Ashur e i suoi scagnozzi, eh? Non sei il primo schiavo a ottenere la libertà e a dimenticarsi il suo passato. Partiamo da un presupposto. Io non sono schiavo, ero qui per aiutarvi. Due, non avete parlato di rapire un bambino. Siamo condannati a vivere e morire da schiavi. Vediamo i nostri figli trasformarsi in mostri. Perché? Perché non hai le palle per fare il tuo lavoro. Sveglia, deficiente! Quella bimba può aiutarci molto più che di quello che la sua famiglia di bastardi predatori abbia mai fatto per noi. Io credo proprio di no. Wender non saprà sicuramente come utilizzare una cura da quella bambina. I suoi genitori potrebbero farcela. E va bene. Se dopo ti togli dalle palle, ok? Vai a vedere sotto la fornace nella stadera. Cerca una botola sul tetto a sud-ovest. Ha delle luci blu. Non puoi non vederla. Ma fa attenzione. Werner saprà come metterti a cuccia. Certo, come no. Dovreste fermarla questa rivolta comunque. Moriranno altri schiavi. Piuttosto che morire lavorando per i predatori,
morirebbero per la libertà. È una cosa sensata, ma non ho altro da dirti. Stai allerta là fuori. Grazie, Midea. E fai attenzione anche tu. Oh, la madonna, ma che casino avete combinato? Oh, cacchio. Lo so, Marco, mi dispiace. Comunque, fra tutte quante le auto Hux che abbiamo recuperato dai cadaveri, ce n'è una molto particolare. La Steel Soul, che è comunque più debole dell'auto Hux. Ma sapete che a me piace collezionare tutto. Ehi, Everett, da quanto tempo? E io che pensavo che non sarei più tornato qui. Questa porta prima era sbarrata. Il nascondiglio di Wellner. Wellner, dobbiamo parlare, brutto idiota. Ah, ce l'hai fatta. È tutto pronto. Ci sono un sacco di analisi da fare, quindi sbrigati e metti la bimba... Un momento, dov'è la cura? L'hai persa? Dov'è quella piccola bastarda? Ed ecco il motivo per cui non te l'ho portata, coglione. Non mi avevi detto che si trattava di una bambina, idiota. Ah, ma che palle. Non credi di avere già le mani sporche per aver portato quei bastardi qua giù? No, suppongo che ti vada bene la tortura. A voi vermi spazzini piace. Ma solo fino a quando dovete prendere una decisione, eh? Senti chi parla. Vattene e non tornare più. Certo, subito. Ovviamente ora sei con Ashur e certamente hai un futuro assicurato da leccapiedi. Dico sul serio. Sai una cosa? Fanculo questa città e fanculo tutti i predatori. Fanculo gli schiavi e fanculo pure tu, verme. Io vado. No, io non credo che te andrai così facilmente, idiota. Sappiamo tutti e due che non c'è da fidarsi di gente come te. Meglio stare tranquilli, ma so di aver fatto la scelta giusta. È vero, questa gente è sfruttata, trattata malissimo, malata, ma se Ashur mantiene la sua parola, un giorno tutto questo finirà. Ok, bello questo. Grazie. Sonic Boom! Sonic Boom! È tutto sistemato, Ashur. Sapevo di potermi fidare di te e non mi hai deluso. Werner è stato fermato e i lavoratori stanno tornando al posto al quale appartengono. Il Pit ha un futuro splendido davanti a sé, e anche tu. Non so se ho fatto la scelta giusta, ma sicuramente ho la speranza che tu farai la cosa giusta. Maria è al sicuro, e per questo potremo curare la malattia che sta devastando il Pit, sin dai primi bombardamenti. La nostra città può crescere senza il sacrificio dei suoi figli. Niente più schiavi, niente più lavori forzati. Le cose possono migliorare. Ho lavorato moltissimo per ricostruire questa città. Con il tuo aiuto, finalmente ho delle speranze concrete. Lo spero, e in fondo te lo auguro anche, Ashur. La ricerca medica del Pit ha migliorato la tua vita. Cerca però di non pensare a quante vite possa essere costate. Hai ragione, dovrò vivere con questo fardello. Ma un giorno tutto questo migliorerà. Credo sia arrivato il momento di tornare alla mia vita. Certo, se è quello che vuoi. Sono sicuro che Harris continuerà a darti da bere. Fino a quando potrai permetterti. Oppure ottimo. Puoi dare una mano al laminatoio a raccogliere. Già fatto. Sicuramente il responsabile ti ripagherà della mano. Non vedi la mia armatura? Se vuoi fartela amica, puoi sempre portarle dei giocattoli per Marie. Fidati, farà la differenza. Ci penserò allora. Ashur, lo so che sei un uomo brusco, ma mi auguro che farai la cosa giusta. Stammi bene, piccoletta. Ho cercato di dare una mano, ma ho scoperto delle verità davvero sbagliate. Chi pensava fosse il cattivo, invece cerca di fare la cosa giusta. Chi cercava di fare la cosa giusta, in realtà aveva intenzioni sbagliate. Beh, che mi sia di lezione tutto questo. Oh, c'è una cosa che devo fare prima di andarmene, però. Max, amico caro.